Par condicio, Matteo Parlato ha raccolto i commenti di alcuni conduttori proprio su questo regolamento parlamentare licenziato dalla Commissione di Vigilanza e vediamo quindi le interviste. Allora, chiuderete? Che succede? Ma guarda, che succede secondo me non è prevedibile neanche da parte, non è stato previsto neanche da parte di quelli che hanno fatto quest'atto. Io penso che l'atto della Commissione sia un atto di pura ingordigia. In un colpo solo la politica si vuole mangiare editore, azienda, giornalisti, conduttori, ma soprattutto telespettatori. Diciamo, c'è una cosa positiva in quello che sta succedendo, è il paradosso, è l'attuazione del paradosso. Più che in questo momento non è mai stato evidente il rapporto o sbagliato tra RAI e politica. In questo caso la politica si vuole completamente ingoiare la RAI, dai suoi telespettatori al suo editore, all'azienda, ai singoli giornalisti, fino al telespettatore. Questo è il momento in cui bisogna fermarsi, tornare al buon senso, alla logica e cercare una via d'uscita. Questo è troppo, è quando è il sogno di una notte di mezz'estate. I politici che dicono basta, a quest'ora vado io. Tutti sposti, vado io, parlo di quello che voglio io. Il telespettatore mi guarda anche se voleva guardare un'altra cosa e questo sì perché l'ha detto il Parlamento. È un errore, penso che se ne rendano conto, magari pensandoci un attimo. Tu hai dichiarato, fateci fare le domande, è il nostro lavoro. Che succede? I giornalisti non domandano più, hanno messo la si sono automessi la museruola? No, io sto dicendo che, soprattutto in questa fase in cui vogliono chiudere le trasmissioni di approfondimento politico e lasciare quindi solamente i telegiornali, io credo che dovremmo porci come categoria giornalistica un problema. I telegiornali sono pieni di dichiarazioni dei politici senza nessuna intermediazione giornalistica. La troupe viene mandata, il politico impara a memoria il suo piccolo discorsetto e lo fa senza alcuna intermediazione. Credo che questo non sia il nostro mestiere, credo che i direttori, i giornalisti politici, ma la politica stessa dovrebbero tutti decidere che da adesso in poi basta. Si fanno le domande e si ottengono le risposte. Questo è fare giornalismo, non avere una telecamera fissa e poter fare una filastrocca imparata a memoria. La RAI deve prendere posizione, questo è il senso fondamentale. Se non li staniamo, li portiamo a prendere posizione, allora è un disastro, è un disastro.